Ragazzi, buongiorno. Allora, non so se conoscete questa zona. Questa è una zona che sta tra le colline che abbiamo visto l'altra volta, quelle dove ci sono le case che ho chiamato indemoniate nel video, e i terreni agricoli della zona di Carbonia. Infatti qua vedete il campanile lì in fondo. Allora, questa zona qui è una zona abbastanza interessante perché tutti questi terreni circostanti erano in passato dei terreni di sepoltura. Qua lo so per certo perché mio nonno e mio zio hanno lavorato in queste terre qualcosa come 60 anni fa e ci hanno trovato parecchie cose particolari, come degli scheletri, delle tombe particolari che io poi ho descritto nell'articolo che potete leggere sul mio blog. Qua poi però c'è un'altra storia di cui sono venuto a conoscenza da poco, perché ho un amico che sta scrivendo un libro di storia sulla zona del Sulcis Iglesiente, a partire dalla sua famiglia e poi la storia della guerra, insomma tutte vicende che si intersecano l'una con l'altra. Questo che vedete qua davanti è un canale di scolo. Un canale che veniva utilizzato anche per l'irrigazione dei campi anticamente, ma che ha una storia abbastanza triste. Adesso vi faccio vedere un po', non mi posso avvicinare tantissimo perché qua il terreno, non so se qua voi chiaramente non potete apprezzare, ma scende. Allora, qui sotto c'è una sorta di fossa. Anticamente la chiamavano sugo roppu, cioè il fosso praticamente, lo strapiombo. Qua succedeva che qua i bambini, parlo chiaramente di 60 anni fa circa, venivano a fare il bagno d'estate. Solo che sul fondo c'era una rete metallica, quindi uno di questi bambini, tuffando, si è rimasto incastrato con un piede in questa rete ed è morto affogato. Questa è una di quelle storie che verrà raccontata dal mio amico sul suo libro e che ci tenevo a farvi vedere. Perché è un posto che oggi è completamente abbandonato, è stato coperto dalle canne, però penso che ancora sia così pericoloso. Quindi, occhio. Poi, per quanto riguarda invece, guardate che bellezza questo canneto. Per quanto riguarda le tombe, tutte quelle cose particolari, avrete possibilità di leggere sul mio blog. Bello questo, bello. Qua sembra di essere in una foresta cinese. Qua purtroppo i terreni adesso sono di proprietà di un signore che tra l'altro ho anche incontrato e magari si è anche preoccupato perché mi ha visto venire verso le sue terre. Qua la cosa divertente, anche qua guardate un albero di fichi, tanto per cambiare. La cosa divertente è che qua il terreno di mio nonno è proprio dietro questa recinzione e adesso non è più accessibile perché chiaramente lui è mancato tantissimi anni fa. Il terreno è di proprietà chiaramente di altre persone, è tutto recintato e quindi non è più possibile accedervi. Non so, penso che gli scheletri siano stati portati già via dalla sovrintendenza archeologica, perché ne avevamo parlato sia io che i miei genitori, ne avevano parlato con degli archeologi della zona e mi avevano detto che sapevano e che già avevano provveduto a mettere in sicurezza le tombe, delle tombe molto particolari. E poi c'è anche una storia paranormale che so che queste storie lasciano sempre il tempo che trovano, però io di questa storia ho una certezza assoluta, perché mio nonno era un uomo comunista, diciamolo chiaramente, era un uomo assolutamente ateo e quindi per lui vedere delle cose di questo tipo assolutamente non poteva che essere un qualcosa di paranormale, perché altrimenti non avrebbe mai detto una cosa del genere. Oltretutto erano in tre i testimoni di questa vicenda, quindi che poi, nonostante abbiano anche visto queste ombre, poi hanno subito, nei giorni successivi, ritrovato le tombe proprio in quel punto, quindi la cosa è abbastanza lampante.
Poi chiaramente gli scettici diranno: ma sì, erano ombre di persone che sono entrate, erano qualcos'altro, erano i cani, erano questo. Io vi dico la mia versione, secondo me questa è una storia reale. Basta, poi potete credere quello che volete. Francamente, a me basta avere io le informazioni, poi se gli altri non ci credono non è un gran problema. Niente, mi sa che chiudiamo qua. Da Carboni è tutto, il vostro amico Mr. X. Ci vediamo ragazzi, ciao.